Ciao a tutti, bentornati nel mio canale, benvenuti a nuovi iscritti. In questo video vi faccio vedere come realizzare questo centrino facilissimo. È veramente molto facile da realizzare, basta seguire passo passo ciò che vi spiego all'interno del tutorial. Se vedete nel mio canale c'è anche un altro video riguardante un altro centrino, quindi magari se riesco vi metto nell'info box il link a un altro centrino di colore diverso, fatto con il verde, però comunque chiaramente il colore è a vostra scelta. Questa volta ho deciso di farlo bianco, per questo mi sono appoggiata su una base diversa per farvi vedere appunto l'effetto finale, perché altrimenti sullo sfondo bianco non si sarebbe visto. E nulla, se vi piace l'idea dei centrini, io ho altri schemi da realizzare. Se vi piace, se vi possono servire, fatemelo sapere con un commento e magari io ne realizzo altri. Se non vi piace non fa niente, io torno alle classiche lavorazioni. Ho deciso di fare una cosa diversa anche perché ultimamente inizia a fare molto caldo, quindi con l'acrilico si fa un po' fatica a lavorare, mentre invece con il cotone è un po' più facile. E nulla, fatemi sapere se vi piace, cliccatemi un pollice in su, io vi saluto e vi lascio al tutorial. Allora, per cominciare questo lavoro io sto usando del cotone bianco che vado a lavorare con un uncinetto 2,5. Vi dico subito che il cotone è questa marca qui, c'è scritto titolo 12, quindi suppongo sia il numero 12, quindi me ne vado per un'idea. Il colore è 00 e quindi nulla, si tratta di 100% cotone, quindi cominciamo subito il nostro lavoro facendo un anello magico. Ecco qui, a cui aggiungiamo due catenelle, quindi uno e due. Adesso all'interno di questo anello magico dobbiamo fare 15 maglie alte, che sommate alle 3 catenelle fanno un totale di 16 maglie alte. Quindi entro e faccio la prima, vado piano così vi faccio vedere, entro di nuovo, faccio la seconda maglia alta, entro e faccio la terza, continuo così finché non faccio 15 maglie alte che sommate alle 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta sono un totale di 16 maglie alte nel cerchio magico. Terminate le nostre 15 maglie alte più le 3 catenelle, tiriamo il filo dell'anello magico e lo stringiamo. Per chiudere il nostro lavoro dobbiamo fare una maglia bassissima nella terza delle 3 catenelle che abbiamo fatto all'inizio, quindi spero si veda. Quindi 1, 2, 3, terza catenella, entriamo e facciamo una maglia bassissima. Ecco qui, abbiamo ottenuto il nostro cerchietto. Adesso che cosa facciamo? Facciamo 5 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. All'interno del prossimo punto facciamo una maglia alta, quindi entro nel punto e vado a fare una maglia alta. Aspettate che mi sono un pochino incartucciata, adesso lo rifacciamo così vi faccio vedere per bene. Allora, filo sull'uncinetto, entro nel punto, riesco, chiudo le prime due e chiudo le ultime due. Purtroppo questo filo non è proprio granché. Abbiamo fatto una maglia alta nel primo punto, adesso facciamo 2 catenelle e andiamo a fare una maglia alta nel prossimo punto, quindi filo sull'uncinetto, entriamo nel prossimo punto e facciamo una maglia alta. È difficoltoso, sembra difficoltoso perché io sto lavorando con un filato un po' antipatico, quindi ve lo sconsiglio altamente. Quindi di nuovo 2 catenelle, nel prossimo punto una maglia alta, quindi insomma per tutto il giro non dovete fare altro che fare
una maglia alta all'interno del punto separata da 2 catenelle, una maglia alta 2 catenelle, una maglia alta 2 catenelle per tutto il giro. Eccoci qua, ho fatto tutto il giro, vedete questa è l'ultima maglia alta che ho fatto, faccio le 2 catenelle e chiudo come sempre nella terza delle 3 catenelle iniziali, 1, 2, 3, facendo una maglia bassissima, quindi entriamo e facciamo una maglia bassissima. Abbiamo terminato anche quest'altro giro. Adesso ci dobbiamo spostare all'interno di questi spazi, quindi adesso andremo a lavorare in questi spazi creati appunto dalle catenelle. Vedete, entriamo in questo spazio, in questo primo spazio, questo, facendo una maglia bassissima. Mi avvicino un po' così magari vedete un po' meglio. Ok, adesso facciamo 3 catenelle. 1, 2 e 3, che fanno diciamo la parte della prima maglia alta, sostituiscono la prima maglia alta. Adesso all'interno sempre di questo stesso archetto dobbiamo fare 3 maglie alte chiuse insieme. Come si fa? Filo sull'uncinetto, entro nello spazio, esco e chiudo soltanto le prime 2. Di nuovo filo sull'uncinetto, entro e chiudo solo le prime 2. Rientro, faccio la mia terza maglia alta e chiudo solo le prime 2. Quando avrò tutti i fili sull'uncinetto, pesco il filo e passo all'interno e chiudo tutti i fili insieme. Faccio 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. Adesso andiamo a lavorare all'interno di quest'altro spazio, ovvero di questo. In questo spazio dobbiamo fare 4 maglie alte chiuse insieme. Allora, filo sull'uncinetto, entriamo, chiudiamo le prime 2. Di nuovo facciamo la seconda maglia alta chiudendo solo le prime 2. Terza maglia alta, entro, chiudo solo le prime 2. Quarta maglia alta, entro e chiudo le prime 2. Quando avrò 5 fili sull'uncinetto, prendo il filo lentamente e passo all'interno di tutti i fili e faccio adesso 4 catenelle di separazione, quindi 1, 2, 3 e 4. Quindi in ogni archetto dobbiamo fare questo procedimento, ovvero fare 4 maglie alte chiuse insieme, separate tutte da 4 catenelle. Magari adesso ve lo faccio rivedere così magari è più chiaro. Allora, abbiamo fatto le 4 catenelle di separazione, entro nel prossimo spazio e faccio la prima maglia alta e chiudo soltanto le prime 2. Aspettate, la rifaccio perché, come vi ho detto prima, questo filato mi sta dando del filo da torcere. Quindi, allora, entriamo, ecco qua. Allora, filo sull'uncinetto, entro e chiudo le prime 2. Filo sull'uncinetto, faccio la seconda maglia alta all'interno dell'archetto e chiudo le prime 2. Terza maglia alta, chiudo solo le prime 2. Quarta maglia alta, sempre nello stesso archetto e chiudo solo le prime 2. Pesco il filo e le chiudo tutte insieme. E faccio 4 catenelle di separazione, 1 2 3 e 4. Dobbiamo fare lo stesso procedimento. L'ultima catenella non mi riesce bene, ecco qua, lo stesso procedimento per tutto il giro. Eccoci qui alla fine del giro, ho fatto il mio ultimo gruppo, faccio le mie ultime 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e come sempre punto nella terza delle 3 catenelle iniziali che abbiamo fatto per fare una maglia bassissima, quindi maglia bassissima. Ecco qui, per fare il prossimo giro vedete qui c'è una maglia, vedete questa, aspettate che metti a fuoco così vi faccio vedere bene. Vedete, sopra il gruppo delle maglie chiuse insieme del giro precedente c'è una maglia in cui entriamo, non capisco perché non metti a fuoco, ecco, c'è una maglia, entriamo e facciamo una maglia bassa.
Adesso dobbiamo lavorare all'interno di questo archetto facendo 5 maglie alte. Quindi entro, faccio la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta. Adesso, per come abbiamo fatto prima, sopra questo gruppo di maglie del giro precedente facciamo una maglia bassa e di nuovo all'interno dell'archetto 5 maglie alte. Quindi entro, faccio la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta maglia alta. Poi vado su questo gruppo di catenelle di maglie alte e faccio una maglia bassa. Quindi per tutto il giro non dovete fare altro che fare 5 maglie alte all'interno degli archetti e una maglia bassa sopra questo gruppo del giro precedente, così per tutto il giro. Terminato anche quest'altro giro, per chiuderlo entriamo in questo punto e facciamo una maglia bassissima. Ecco qui. Adesso cosa facciamo? Facciamo 6 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 catenelle. Punto all'interno della terza delle 5 maglie che abbiamo fatto, vedete 1, 2, 3, 4 e 5, entro nella terza facendo una maglia bassa. Faccio di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3, e faccio una maglia alta sopra questa maglia bassa che abbiamo fatto il giro precedente. Vi ricordate, il giro precedente abbiamo fatto una maglia bassa sopra il gruppo di maglie alte. Quindi filo sull'uncinetto, punto in questa maglia, quella centrale praticamente, e faccio una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Entriamo di nuovo nella terza delle 5 maglie alte, quindi quella centrale, entriamo e facciamo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3, e di nuovo la maglia alta sopra la maglia bassa del giro precedente. Quindi entro e faccio la mia maglia alta. Come avete capito, si tratta appunto di fare questi bordini. Allora, praticamente, che cosa dobbiamo fare adesso? Di nuovo 3 catenelle, maglia bassa sulla terza maglia alta del giro precedente, 3 catenelle e maglia alta all'interno della maglia bassa centrale. Di nuovo 3 catenelle, maglia bassa nella terza delle 5 maglie alte, 3 catenelle e maglia alta all'interno di quella centrale. Quindi rifate tutto questo procedimento per tutto il giro. Eccoci qui, abbiamo terminato anche quest'altro giro, devo fare le mie ultime 3 catenelle, 1, 2 e 3. Per chiudere vado come sempre nella terza delle 3 catenelle iniziali che abbiamo fatto facendo una maglia bassissima. Adesso facciamo il prossimo giro entrando all'interno di questo spazio, quindi cominciamo in questa maniera. Entriamo in questo spazio facendo una maglia bassa. Ecco qua. Facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle. Puntiamo nel prossimo spazio, nel prossimo archetto per intenderci, e facciamo una maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Puntiamo nel prossimo spazio e facciamo una maglia bassa. E così dobbiamo fare per tutto il giro, quindi ve lo faccio rivedere. 1, 2, 3, 4, sempre 5 catenelle, puntiamo nel prossimo spazio e facciamo una maglia bassa. E questo sarà per tutto il giro, 5 catenelle, maglia bassa all'interno dell'archetto, 5 catenelle, chiedo scusa, e una maglia bassa all'interno dell'archetto, e continuare così per tutto il giro.
Eccoci qui alla fine del giro, vedete, ho fatto le mie ultime catenelle. Per chiudere vado nell'ultimo archetto che mi rimane e faccio una maglia bassissima. Ecco qui. Adesso passo a fare l'ultimo giro facendo nel prossimo archetto facendo una maglia bassa. Quindi entro e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Nello stesso archetto vado a fare 2 maglie alte, quindi una, 2, 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3, e sempre all'interno dello stesso archetto altre 2 maglie alte, quindi 1, 2. Ecco qui, quindi all'interno di questa archetta abbiamo fatto 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte. Adesso facciamo 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. Il prossimo archetto non lo andiamo a lavorare, facciamo soltanto all'interno una maglia bassa. Ecco qui, facciamo adesso 3 catenelle, 1, 2 e 3. Questo archetto qui invece lo andiamo a lavorare. E come lo lavoriamo? Facendo 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte sempre all'interno di questo archetto. Quindi prima maglia alta, seconda maglia alta, 3 catenelle, 1, 2 e 3, e 2 maglie alte sempre all'interno dello stesso archetto. Questo filato è atroce, veramente atroce. E la seconda maglia alta, quindi come vedete abbiamo fatto 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte. Di nuovo facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. E nel prossimo archetto, come abbiamo fatto precedentemente, non lo andiamo a lavorare con le 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte, ma facciamo soltanto una maglia bassa. Quindi lavoriamo un archetto sì e un archetto no. Ecco qui. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Il prossimo archetto lo andiamo a lavorare facendo 2 maglie alte, ne facciamo un altro insieme, così vi è più chiaro. Aspettate, tiro un po' di filo. Ho fatto la prima maglia alta, faccio la seconda maglia alta, 3 catenelle, quindi 1, 2, 3 e altre 2 maglie alte. Niente, proprio, ecco, e 2, 3 catenelle. Prossimo archetto facciamo solo una maglia bassa, quindi senza lavorazione, ma soltanto una maglia bassa. Per cui dobbiamo fare questo procedimento per tutto il giro. Quindi andrei adesso, abbiamo fatto la maglia bassa all'interno di questo archetto, facciamo 3 catenelle di separazione e all'interno di questo archetto facciamo 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte. Facciamo sempre le 3 catenelle di separazione e in questo archetto facciamo una maglia bassa. Di nuovo 3 catenelle di separazione e in questo archetto 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte e così via per tutto il giro. Sono giunta alla fine anche di questo giro, ho fatto il mio ultimo modulo, faccio le ultime 3 catenelle. Per chiudere vado chiaramente come sempre nella terza delle prime 3 catenelle che abbiamo fatto, quindi punto nella terza e faccio una maglia bassissima. Ecco qui. Ed ecco qui terminato il nostro centrino. Chiaramente va inamidato. Se volete potete inamidarlo sia con l'amido che con appunto acqua e zucchero. Quindi magari se non avete l'amido, quindi acqua e zucchero è molto semplice. Comunque spero che il centrino vi sia piaciuto. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Thank you.